Tiburon è quasi pronto, ancora 10 minuti, credo. Dicevate? Pete può scordarsi di sposare Grace, avendo accusato il padre di essere il killer. Grace, è veramente difficile per me, ma sono un giornalista investigativo e come vuole la regola ho iniziato dal movente. Con lei è stato facile, signore, perché non fa che ripetere e ripetere che vuole mettere sua figlia al sicuro e crede che la cosa più pericolosa della sua vita sia la KKK Tau. All'inizio lei l'ha pregata di non unirsi a loro, ma non l'ha ascoltata. Quindi doveva trovare un modo per impedirle di diventare una consorella. E qual era il modo migliore per farlo? Che il decano chiudesse la casa. Ha iniziato ad uccidere le consorelle finché in effetti l'ha chiusa, ma non ha messo in conto che il decano Munch è una stronza bastarda. E non mi scuso. E poi il numero delle vittime cresceva e cresceva e lei finalmente l'ha costretta ad arrendersi e a chiudere il college. Magari l'avrei costretta a dimettersi. O avrei dato fuoco alla casa, ma mai avrei scelto di uccidere delle persone. Di sicuro aveva delle informazioni da usare come arma? Beh, almeno riguardo a Roger e Sam. Vede, ho controllato il vecchio annuario della K del periodo dell'incidente nella vasca e ho scoperto qualcosa di interessante e inquietante. Lei era al primo anno, signor Gardner, e le K organizzarono una serata chiamata Rave Segreto K nel tunnel, dove portarono casse di birra nei tunnel segreti delle K e si divertirono un mondo. Ci sono le foto di quella notte proprio al mega party. Guardi un po' chi c'era. Oh, wow! Uno interessante come te, come faceva da ragazzo ad avere questa faccia da idiota? Quindi, siccome sapeva del tunnel, si è potuto introdurre nella casa la notte che ci siamo chiuse dentro? Già. Andiamo, quella notte ero talmente ubriaco e fatto a quella festa. Mi ricordo che vomitai mentre baciavo una ragazza. Ed era impossibile ritrovare la strada di ritorno già dopo 20 minuti, figuriamoci dopo 20 anni. Beh, sì, gli indizi erano deboli e ho continuato a indagare. Insomma, non riuscivo a capire come facessero i corpi dalla cella frigorifera a sparire. Quindi ho controllato il materiale delle videocamere nascoste fatte mettere da Chanel. E lei, signore, è nei filmati. Papà, ma perché l'hai fatto? È davvero imbarazzante. Ho iniziato la paleodieta perché ora ho una storia con una donna e voglio perdere qualche chilo. Ma con la paga di un insegnante non posso comprare la carne. In quel freezer ci sono costine, hamburger, bistecche, polli, quarti di bue attaccati ai ganci. E voi non mangiate niente. Era un peccato che andasse tutto sprecato. Riporto tutto. Ma non ho mai visto neanche un cadavere. È vero, l'ho notato che sei dimagrito. Stai meglio? Paleo dieta, funziona davvero. Tuttavia, non ero preparato a quello che ho scoperto in seguito. Ecco, sono amico del coroner del distretto. Lui e mio fratello vendevano petardi illegali al liceo. E l'ho corrotto con dell'erba per qualche capello di bunna. Beh, questa è la parte di cui mi vergogno un po'. Aspetta, della parte in cui corrompi un funzionario dello Stato con la droga per avere dei capelli di un cadavere, non ti vergogni? Ecco, mi sono intrufolato nell'appartamento del signor Gardner e ho preso dei capelli dalla sua spazzola. Ho un amico che lavora in un laboratorio e gli ho chiesto di fare l'esame del DNA e... Mi dispiace dirglielo, signor Gardner, ma lei è il padre. Cosa? Fammi capire, mio padre è il padre di Boone, sul serio? Oh mio Dio. Papà! Tesoro, Grace, ti giuro, io non lo sapevo. Comunque, non è così strano. Mi davo molto da fare, quelli erano gli anni 90 e nessuno usava il preservativo. Verissimo. Che molto probabilmente significa che anche il padre della bambina della vasca. Mi dispiace, signor Gardner, ma questa è quella che chiamano un'orgia di prove. Ho il dovere di avvertire la polizia. Oh mio Dio.